Ciao regà, com'è? Tutto a posto? Tutto bene? Boh, sono contento. Grazie di esserci anche questa volta. Un ringraziamento agli ultimi follower che si sono aggiunti al canale, persone interessate agli elettroutensili professionali, ma prossimamente proverò anche un qualcosa di hobbistico, della peggio hobbistica. Facciamo uno strappo alla regola. E quindi vi ringrazio per seguirmi e un ringraziamento in particolare ai miei amici della affilatura, utensileria e ferramenta Cervellin che si trovano a Tezze sul Brenta. Loro sono lì in negozio in attesa che andiate a trovarli. Vi segnalo che hanno l'ultimo aspirapolvere di nuovissima concezione della Rupes, che è uscito da poco, adatto per gli strumenti ad aria. Si collega al compressore, quindi si fa compressore, aspirapolvere, Rupes e strumento ad aria, rotorbitali, tutte queste cose qua. Parte l'utensile ad aria, l'utensile pneumatico e parte tutto il resto. Andate a vederlo perché è un bel macchinario. Io direi che a questo punto possiamo passare direttamente all'elettroutensile di questa sera. L'elettroutensile di questa sera che è di un marchio che quando ero piccolissimo non c'ero perché c'era la Elu, a quei tempi c'era la Elu che poi è stata soppiantata dalla DeWalt, dopo è apparsa la DeWalt. Mi ricordo addirittura che nel periodo della transizione, quando ordinavi un elettroutensile o un pezzo di ricambio, poteva arrivarti indifferentemente marchiato Elu o marchiato DeWalt. Addirittura avevo, anzi mio padre, aveva e ha ancora la pialla filo spessore da cantiere marchiata Elu. Quando ha ordinato optional la ammortasatrice da collegarci insieme, gli è arrivata marchiata DeWalt. Vabbè, adesso comunque lasciamo stare sto discorso qua e come dicevo passiamo dritti dritti diretti all'elettroutensile. Iniziamo a tirar fuori dalla scatola tutto quello che è. E vi segnalo prima di fare questa specie di unboxing che viene fornito, almeno questo kit che ho tra le mani, è senza batterie e senza caricabatterie. Qua lo vedete perché è stato aggiunto, quindi voi potete integrarlo, ma se voi avete già caricabatterie e batterie di questa linea, è evidente che questo vi arriverà senza o vi arriva come volete voi. Ormai le case costruttrici di elettroutensili ti danno tutte le possibilità, tutte le scelte, tutto. Va bene, allora andiamo avanti a tirar fuori le cose che stanno in questa bellissima scatola della DeWalt. Io vi ho sempre detto che per me, in fatto di valigette DeWalt, Milwaukee sono le valigette top, valigette che possono essere sbatacchiate qua e là, che possono girare per il cassone del vostro furgone senza che succeda niente, si graffiano, ma neanche più di tanto. Valigette di altre marche invece si rovinano, si sbeccano gli spigoli, si frantumano, anche valigette più belle. DeWalt e anche Milwaukee, appunto, sono per me le valigette top. Basta chiacchiere, andiamo avanti. Allora, i soliti albi con le istruzioni. Qui abbiamo, non so neanche da dove iniziare, vabbè, le due batterie che trovano spazio nella parte in gomma piuma, no? Che va a tenere fermi tutti i componenti del nostro elettroutensile, ma che non fanno parte di questa dotazione. Quindi abbiamo due batterie della DeWalt su cui quindi non ci soffermeremo. E le metto qua. Un caricabatterie. Il caricabatterie DCB 115, anche su questo non ci soffermiamo perché non fa parte del focus di stasera. Abbiamo un po' di lame di diverse caratteristiche. Adesso vabbè, avrei dovuto tirarle fuori dal sacchetto, ma si vedono, no? Larghe, piccole, B-metal, HCS, comunque per legno, per ferro, insomma avete uno starter kit di lame di partenza di 1, 2, 3 lame, 3 lame, 4 lame, c'è anche quella rotonda, che non vorrei rovinare, aspetta, quella rotonda, eccola qui, non c'è scritto niente, ma strano che non abbiano scritto nulla, nulla, assolutamente nulla. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato scritto solo legno o legno e metallo, e invece non c'è scritto nulla, quindi questo è
Solo legno o posso beccare anche qualche chiodino? Non c'è scritto e quindi questa è una mancanza. E le mettiamo qua. Dopo abbiamo le parti che vanno a collegarsi alla base col velcro per levigare e che servono a convogliare la polvere all'aspirapolvere, insomma, e le mettiamo qua, anche queste le mettiamo dentro. Abbiamo uno starter kit sigillato qua, ma vabbè, di ben, c'è scritto fuori, non c'è scritto quante sono, 1, 2, 3, vabbè, sono tante, e di grane diverse, di carte vetrate a delta, apposta per il per la base. Ah sì, avete anche questo, il stop di profondità. Per la base, per levigare. Questa è fatta veramente bene. Guarda qua. Grande. Qui ha l'attacco appunto per l'aspirapolvere. Usando le normali lame non si può aspirare, evidentemente. Con questo c'è la possibilità di collegarsi con l'aspirapolvere tramite i due adattatori che vi ho mostrato prima. Perché dico che è bello grande? Perché vi faccio vedere il confronto con un normale, con una normale delta della concorrenza. Un attimo che ce l'ho qua, eccolo qui. Un attimo, eccolo qua. Questo è del marchio Fein. Aspetta, tiro via la carta perché questi sono strumenti che io comunque uso. Tiro via questo e vi mostro la differenza. Guarda, mettendolo uno sopra l'altro vedete che è decisamente più grande questo della DeWalt. Questo intanto lo metto via, no, lo metto via dopo, perché quello che voglio segnalarvi è che non ha il sistema Star Lock. Il multifunzione di cui stiamo trattando adesso non si può agganciare alle lame tramite sistema Star Lock. Per quei pochi che non lo sapessero, il sistema Starlock è questo tipo di aggancio rapido, ok? Che qui non c'è, c'è un sistema diverso che fra un po' vedremo. Vi faccio vedere un attimo tramite il prodotto concorrente cosa significa Starlock per quei pochi che... Aspetta, per quei pochi che non lo sapessero. Starlock significa questo. Basta, agganciato. Tirando questa leva, sganciato. Agganciato, prendo una lama normale, ecco qua, così, vedete questa specie di sagoma strana, si va a sposare con questo, agganciato, sganciato, sì. Questo è il sistema Star Lock. Ecco le lame che come vi dicevo prima troviamo in dotazione su questa macchina non hanno il sistema Star Lock, e comunque la macchina non può accogliere lame con il sistema Star Lock. Quindi ecco, ce ne sono altre qua di lame. Dimenticanza mia, ci sono ancora lame qua. Una lama per i siliconi, per tirare via collanti vecchi e residui di silicone e di altro, è una lama che anche qua non c'è scritto per cosa serve. Io so che avendo questa finitura qua serve per mattonelle e quant'altro, però non c'è scritto. Se ce lo scrivete, comunque poco male, nel senso, se uno se la cerca sul sito della DeWalt risale a cosa serve, però se lo scrivevano sulla singola lama era meglio, come fanno gli altri. Ok, buono. E infine tiriamo fuori la belva. Guarda qua che bello, bellissimo, bellissimo. Il nostro multifunzione della DeWalt. Vi leggo subito l'etichetta e dopo lo guardiamo un po' meglio. Allora, 18 volt, da 0 a 2000 oscillazioni al minuto. In questo caso non si parla di giri, si parla di oscillazioni. Made in China. Il modello è DCS, quindi Domodossola Como Savona 356.
ve lo mostro, anzi metto su una batteria e ve lo mostro un attimo. Mettiamo qua. Ok, così. Buono. Ve lo mostro da questa parte, frontalmente, con tanto di luce che ci va ad indicare, a illuminare la zona di lavoro, da questa parte, da sotto e da sopra. Piccola descrizione. Questa parte nera è tutta gommata, okay? Quindi abbiamo un buon grip. Un buon grip, nonché una buona protezione dagli urti, eventualmente. Fin qua, tutto gomma. Ecco qua, tutta una parte gommata, gomma di buona qualità. La parte gialla, invece, il giallo che sarebbe la livrea della De Valt, il colore sociale, diciamo, della De Valt, è in plastica. Il pulsante qui è bello grande. Si aziona direttamente, in questo caso non ci sono sicurezze, nel senso non c'è da azionare prima uno strumento, non c'è prima da azionare qualcos'altro per farlo funzionare. Qui non riesco ad accenderlo perché c'è questo che a prima vista pensavo fosse la sicurezza, cioè, schiacci questo e allora dopo puoi schiacciare e farlo partire, insomma, puoi schiacciare il grilletto e far partire la macchina. Assolutamente no. Il grilletto parte senza alcuna sicurezza, non essendo poi una macchina pericolosissima. Questa è una sicurezza per non farlo partire invece. Così, eccolo qua, non parte. Oppure il contrario, così. Aspetta, eccolo qua. Non parte. Si accende la luce, ma non parte. Posizione neutra, cioè che non è né tutto in là né tutto in là, e allora lui parte. Interessante, sorsistema veloce, rapido, che non è rapido come il sistema Starlock, ma è interessante. Qua abbiamo questa bella levona in metallo, perché questa è in metallo, può sembrare plastica dal video, invece è di metallo. Aspetta che se riesco a farvela mostrare bene la fusione dentro e fuori. Così. Qua c'è questa bella molla forte. Ok, aspetta. E qua serve per cambiare l'utensile, la lama. E vi faccio vedere come. Ve lo faccio vedere con una lama. Un attimo, che rivo. Che rivo. Ecco qui. Quindi, così non entra. Non ha l'aggancio frontale come abbiamo visto. Starlock qua non ce l'è. Dobbiamo tirare questa leva, posizionarci con la lama e mollare la leva. Questa leva qua, non so se l'avete vista, l'ho tirata, ho infilato la lama e dopo l'ho mollata. Adesso la lama è solidale alla testa dello strumento. Ok, buono. Faccio vedere altre due o tre volte. Beh, facciamo due, via. Per mollarla, libero, tiro e mollo. Qua dentro ci sono questi dentini, tirando la leva libero questi dentini che vanno ad accogliere i forellini che ci stanno nella lama. Quindi tiro qua, infilo questo da davanti e mollo nuovamente. La lama è solidale alla macchina. Buona, la tiro via, anzi già che ci sono, tiro via davanti a voi, tiro e mollo. È dura, è un po' pesante da tirare, cioè voglio dire, sì. Vedete che questa molla è bella forte, quindi ci vuole un po' di forza. Non che ci voglia la forza disumana, ma ci vuole un po' di forza. Questa la rimettiamo nella sua confezione. No, dai, la rimetto dopo perché sennò dovete vedere anche queste menate. Cosa facciamo? Lo proviamo su un pezzo di legno, su un pezzo di qualunque cosa. Allora, prendiamo una di queste lame. Prendiamo questa, vediamo, no, prendiamo un'altra che mi piace di più, vediamo se la trovo, quella che volevo io, se la trovo, e se no usiamo quella lì, sì, dai, va bene, usiamo quella lì, prendiamo questa, ok,
Eccola qua, l'ho estratta dal suo sacchetto. Vedete che qui è piatto, a differenza delle lame con l'attacco Starlock, che invece non è piatto, è, ha una sporgenza, una sagoma. Buona! Quindi la metto su con la massima facilità. Non è un sistema lungo, voglio dire, non è come quelli vecchi che dovevi svitare, riavvitare, cioè svitavi, mettevi la lama, poi riavvitavi con una brugola, no, niente di tutto questo, è abbastanza veloce. Comunque, cos'è che volevo dirvi? C'era un'altra cosa da dirvi che non trovo. Ah, ecco sì, i tre livelli di velocità, diciamo, di... Sì, velocità, vabbè, velocità. La 3, la 2, la 1. Buona. Lo mettiamo a 3 e iniziamo a organizzare il nostro banchetto con un pezzo di legno per provare a tagliare qualcosa. Mettiamo via qua questo e lo mettiamo da una parte. Mia solita morsa della Stanley, di cui a suo tempo ho fatto anche una recensione che potete trovare. Se scorrete nei video trovate anche la recensione di questa morsa che ho bocciato per un motivo particolare, ma che comunque posso usare lo stesso. Quindi con i due morsettini sempre della marca Stanley andiamo a fissare la nostra morsa. Eccolo qui. Senza grossi problemi. Allora, la macchina, passiamo alle impressioni finali. La macchina la trovo di qualità. Vibrazioni nella media di una multifunzione a batteria. Io, sarà un'impressione mia, ma in multifunzione, ma qualunque strumento elettrico ha meno vibrazioni rispetto a uno strumento a batteria. Il che su un trapano avvitatore non te ne accorgi, su altri strumenti non te ne accorgi, sugli strumenti che vibrano invece c'è una certa differenza, secondo me. L'ho notato anche su qualche gattuccio, Sega gattuccio, usando quello a corrente, a filo, usando quello a batteria ha sempre più vibrazioni. Poi magari una mia impressione. Stavo dicendo, lo strumento è di livello ottimo, d'altro canto da DeWalt non è che ci si può aspettare strumenti pessimi. Livello assolutamente professionale, di qualità, si percepisce, non è pesante. Altri strumenti della stessa, altri multifunzione a batteria li ho trovati più pesanti. È leggero, stranamente leggero, meglio che allora è più maneggevole. È di buona qualità, di buona fattura. La fattura solita di DeWalt, degli strumenti DeWalt che praticamente tutti i professionisti del mio settore,
quindi del mobile, del serramento e quant'altro conoscono. Chi lavora in legno e non solo in legno sa che livello di qualità può trovare nel momento in cui acquista un elettroutensile De Walt. Passiamo ai pro e ai contro. I pro, appunto, è la qualità che il marchio De Walt ti garantisce. Tu sai che avrai uno strumento di qualità. Il contro non ha l'attacco Star Lock. Io mi sono abituato talmente all'attacco Star Lock ad essere molto più veloce che sto discorso di dover tirare e tirar fuori non mi convince del tutto. Io non... vedi, adesso sto facendo fatica a ributtarlo dentro. Aspetta che cambio mano. Così. Non è lunga, toh. È andato, non è che sia lunga, però io preferisco lo Star Lock. Per me l'assenza dello Star Lock è un contro. A chi lo consigliamo? A chi posso consigliarlo? Posso consigliarlo senz'altro ai professionisti, cioè all'hobbista. Per l'hobbista questo è una cosa eccessiva, insomma, non è necessario. Secondo me, che l'hobbista arrivi a macchine di questo livello per le sue 2 ore che dedicherà la domenica al suo hobby, non serve che si compra questo. Se dopo un hobbista vuole avere gli strumenti top perché gli piace averli, vabbè, è un altro discorso, ma al lato pratico questa è una macchina professionale adatta al professionista. Professionista che magari ha già in dotazione le batterie. Se tu professionista hai già in dotazione le batterie, la linea di batterie qua della De Walt, allora può essere senz'altro un ottimo acquisto. Niente da dire. Se invece sei già abituato al sistema Star Lock, allora puoi optare per altro. Detto questo, io non posso fare altro che ringraziarvi per esserci stati anche questa volta, ringraziare i miei amici della filatura Cervellin. Vi segnalo fra l'altro che hanno centinaia di frese per tupì di occasione, ve ne mostro solo una, che ce l'ho qua. Aspetta. Eccola qui, tipo questa che è usata, ma vedete che di materiale da affilare ne ha tantissimo ancora, le danno via, cioè se ne vogliono liberare, insomma, quindi questa è Foro 40, vi mostro bene la sagoma di questa fresa qua. Boh, quindi se avete anche hobbisti che magari si sono presi la tupì piccoletta e vogliono farsi una dotazione di frese, sappiate che alla filatura Cervellin ce n'è un'ampia scelta di frese d'occasione. Detto questo, cosa facciamo? Ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento per la prossima volta. Non so cosa vi mostrerò la prossima volta, probabilmente potrebbe essere uno strumento hobbistico, come dicevamo prima, ma non ancora ci devo pensare. Quindi grazie e ciao, alla prossima. Ciao, ciao, ciao.